Ciao, sono Alessandro di Eliocentrica e sono qua per presentarvi appunto il nuovo, questo sistema, nuovo dico io in Italia perché in realtà nel mondo si conosce già da lungo tempo, è il sistema QRoof. È un sistema che permette di abbassare notevolmente la temperatura superficiale delle superfici trattate. Nel caso specifico noi pensiamo ad un tetto con una normale guaina, la guaina quella bituminosa, che solitamente d'estate o comunque durante periodi insolati si trova intorno ai 60-70 gradi di temperatura superficiale. Noi utilizzando, quindi trattandolo con il sistema QRoof, che non si tratta altro che una semplicissima vernice a base elastomerica e un elastomero con del biossido di titanio, riusciamo a trattare la superficie ed abbattere notevolmente la temperatura superficiale, portandola dai magari 60 gradi ai 30-32 gradi di temperatura. Questo cosa comporta? Comporta che tutto il volume all'interno di queste superfici trattate potrà mantenersi più fresco e quindi non ha necessità di grosse spese per la climatizzazione e per refrigerarli, quindi riusciamo a ottenere delle ottime economie non andando a consumare energia primaria per il raffrescamento. È molto importante, ribadisco, noi qua solitamente pensiamo sempre a migliorare ed efficientare i sistemi di riscaldamento, noi in realtà dobbiamo cominciare a pensare qua in Italia anche al raffrescamento, cioè a non sprecare troppe energie e troppi soldi per mantenere freschi gli ambienti. Allora, sono Nina Giancotti della Ecosoft SRL, è un'azienda che si occupa di commercializzare e divulgare prodotti e soluzioni per il risparmio energetico e buone pratiche per il risparmio di elettricità, acqua e gas. Insieme al Municipio 6 di Roma e in Ass Italia abbiamo organizzato questa manifestazione qui in Largo Agosta, che vuole mettere a contatto diretto le aziende installatrici e i progettisti di impianti per le energie rinnovabili con i cittadini, quindi proprio con l'utente finale. E l'Ecosoft presenta in questa occasione tutta l'offerta di prodotti in plug and play da utilizzare nelle case anche a costi contenuti per ridurre il consumo di elettricità, acqua e gas, più tutte le altre varie nostre iniziative e prodotti come la raccolta dei tappi in sughero per il riciclaggio di questo materiale, piatti e bicchieri biodegradabili e altre soluzioni di arredi in cartone, eccetera, tutto in questo stile mirato per il risparmio nelle case di elettricità, acqua e gas, piccoli investimenti e piccoli accorgimenti per calmierare le spese in bolletta. Raffaele Gargiulo, ci occupiamo di fondamentalmente innovazione tecnologica e qui allo stand presentiamo una parte LED, una parte sulla conservazione sostitutiva per quanto riguarda i documenti cartacei e per quanto riguarda la fotoluminescenza. Allora, per quanto riguarda la parte LED abbiamo dei grossi risparmi energetici in quanto il LED è un'energia molto più sicura che ha un rapporto di 1 a 8 rispetto alla vecchia tecnologia, ha una durata superiore ai 10 anni, quindi anche le lampadine in teoria vanno sostituite con tempi molto lunghi, hanno un'immediata efficienza, quindi non bisogna aspettare rispetto alle lampadine standard economiche che si riscaldano e poi danno luce immediata, ma in realtà hanno subito la massima potenza. E inoltre per la sostituzione dei pezzi in realtà tutta la tecnologia si basa sugli starter che normalmente sono portati agli estremi nel nostro caso per esempio delle lampade del neon, e sostituendo lo starter io non devo cambiare tutto l'apparato. E questo per quanto riguarda la tecnologia LED. Per quanto riguarda la fotoluminescenza abbiamo usato degli ossidi di zinco e tramite questi riusciamo a dare delle forti luminescenze a segnali stradali e stiamo facendo sperimentazioni per quanto riguarda illuminazione stradale. Andiamo presso le aziende a verificare i quantitativi di carta presenti e quelli che possono essere archiviati presso magazzini e dati su richiesta del cliente in formato digitale, quindi eliminando definitivamente la carta, oppure su richiesta la riconsegna del materiale. Buongiorno, siamo Marco Calafiore della ditta BC Sistemi. È un'azienda che lavora nel campo dell'impiantistica e cerchiamo di applicare ovviamente tutte quelle che sono le tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili, quindi utilizziamo pompe di calore per il riscaldamento o impianti comunque a pavimento per esempio per il riscaldamento. Noi siamo un'azienda di due soci e lavoriamo
questo campo ormai da circa 15 anni. Oltre all'utilizzo di, cioè usiamo marchi importanti adesso nel, per quanto riguarda queste tecnologie, cerchiamo di applicarle, diciamo, se possibile anche all'interno di una città come Roma, dove non è molto possibile fare impianti fotovoltaici perché non abbiamo spazi sui grandi condomini, però per quanto riguarda l'impiantistica per le pompe di calore, utilizzi di riscaldamento a pavimento, stiamo cercando di proporre queste nuove tecnologie proprio per il risparmio energetico. Usufruite di qualche fondo? No, applichiamo, diciamo, utilizziamo quello che lo Stato ci concede, che è il 55% per il risparmio energetico, per utilizzare pompe di calore, ha dato delle sovvenzioni lo Stato, oppure anche per il fotovoltaico, ancora c'è il conto energia per eredità, praticamente vengono dati degli incentivi per chi fa degli impianti fotovoltaici, per chi li installa. Sono questi, cerchiamo di far sfruttare ai clienti quello che lo Stato ci propone. Geotermia è abbastanza più per la geotermia, per gli appartamenti, villette, in pratica sono in realtà due sistemi, uno è questo qua, aria-acqua, quindi che con il calore, sottraendo calore all'aria, si riscalda l'edificio e si produce acqua calda sanitaria. Poi c'è l'altro, praticamente analogo a questo, solo che invece dell'elemento esterno che prende calore dall'aria, praticamente prevede l'utilizzo di sonde geotermiche, quindi una tubazione che va inserita dentro al terreno per estrarre calore dal terreno e fornire una casa d'inverno, mentre d'estate si inverte il ciclo, si sottrae calore alla casa e si cede al terreno tutto il tempo. Guarda sanitaria, riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. Quindi è un sistema autonomo che praticamente va a sostituire la vecchia caldaia inquina per il riscaldamento della casa sanitaria e va a sostituire anche i condizionatori estivi che anch'essi consumano molta energia. In pratica, avendo nella stessa società la competenza della telecomunicazione e dell'elettronica, dello sviluppo dell'elettronica, e combinando questa competenza con questa sulla parte termica, termoidraulica e della geotermia, praticamente abbiamo investito negli scorsi due anni nel realizzare un prodotto che si chiama Telegea, infatti su telegea.it si possono trovare tutte le informazioni, il quale consente di controllare e monitorare da remoto, quindi da web, tutti gli impianti installati, e questo lo può fare sia l'utente finale per gestire il suo impianto, sia l'installatore o il manutentore per evitare di prendere la macchina e di andare ogni volta dall'utente a sistemare le cose, perché l'80% delle volte si sistema via telefono o via web, e sia per noi, per l'amministratore, che praticamente colleziona tutti i dati di questi impianti e li stiamo mettendo sul web proprio per far vedere qual è il costo o il risparmio realizzato sul campo, quindi vero, non calcolato, qual è il risparmio dal campo, e quindi invogliare ancora di più i nuovi potenziali clienti a provarci, certo, a vedere. E quindi, insomma, questo Telegea quindi è un sistema che praticamente chiunque sta installando questi impianti lo vuole avere.